Mi è stato chiesto da un signore tedesco e mi ha detto: ma non ti pesa vivere tutti i giorni a contatto con un passato? E ho detto no, perché questo passato ha tanti semi per il futuro. Porta a parlare della vita, di come vivere, cioè a quali condizioni vivere, cioè dei nostri beni, che sono i nostri bisogni, quali sono quelli reali e quelli che non lo sono. Aiuta a scegliere, no? Che può essere questa casa messa in qualsiasi parte del mondo. Soltanto i rapporti che io ho con persone nuove, cioè secondo me questo è un gioco che vale benissimo la candela, ne vale tantissime di candele. Siamo in provincia di Imperia, nella Valle Argentina, una valle ricca di endemismi, di acque, di boschi, e quella Liguria non conosciuta e più. La Liguria non è solo la costa, la Liguria è soprattutto la sua storia, è nell'entroterra. Siamo a Molini di Triora, chiamato così per i suoi 23 mulini a servizio del comune di Triora, granaio d'Italia. Casa Balestra intanto è un edificio storico, è stato uno dei depositi come granaio del comune di Molini di Triora. Primi ventenni poi dell'Ottocento non c'è stata più per Triora l'esigenza di avere questo grosso edificio e venne venduta a lotti ai vari proprietari, tra cui questo chirurgo Balestra. Ha tre piani. E ogni locale racconta una parte della storia della casa. Noi siamo gli eredi di una storia piacevole, fatta di questo trisnonno chirurgo che importò qui l'uso e la conoscenza del vaccino. Studiando in Francia aveva portato la conoscenza della medicina omeopatica. E fu anche arrestato però per aver preso parte ai primi moti rivoluzionari contro Carlo Felice. C'è anche una documentazione, tra l'altro, cartacea. È un museo, è sottoposto a vincolo, ma grazie anche a una sovrintendenza aperta abbiamo detto: noi questa casa la vogliamo continuare a far vivere. La visita è gratuita, siamo una associazione di promozione sociale, perché abbiamo avuto parecchi amici e amiche dagli antropologi, architetti, che si sono appassionati anche loro alla casa, hanno voluto aprire un'associazione culturale per creare eventi, manifestazioni. Quindi la casa racconta esattamente tutte queste storie che potrebbero essere oggi rivisitate, riviste, cioè senza la memoria difficilmente riusciamo ad andare avanti proprio come esseri umani, cioè, o facciamo dei grandissimi errori. Ci sono anche tante altre storie, come la stessa storia delle donne di questa casa, aiutate da questo arcivescovo a studiare, perché le donne dovevano essere culturalmente, economicamente indipendenti, quindi sono messaggi che oggi tornano a essere attuali, che fumavano, che bevevano il vino, che suonavano la chitarra e che sedevano a tavola con gli uomini. Mia madre era una grande esteta, amava proprio la bellezza, ne era innamorata, ma amava anche la natura. Ogni volta che, quando ormai anziana non riusciva più a salire, mi diceva: se vai a Molini salutami tutti gli alberi uno per uno, che sono i miei amici. Era stata lungimirante nel capire che negli anni 70 queste case non andavano distrutte, smantellate, ma che andava assolutamente mantenuta in tutta la sua bellezza. Ad un certo punto, io poi lavorando per i beni architettonici e quindi per le sovrintendenze, dico a mia madre: senti, forse è venuto il momento di vincolarla alla casa. Sappiamo che tutti i vostri sacrifici non andranno persi. Mia madre, devo dire, era emozionata. Vedere che la sua casa era stata riconosciuta dallo Stato come un valore, come un bene, è stato anche un modo per dire a lei grazie. Quindi questo rapporto con la sua terra è stato fortissimo e questo le ce l'ha trasmesso, che non è soltanto per una radice personale, ma c'è nostro nell'anima, cioè c'è nostro nel senso apparteniamo alla terra veramente, no? Perché il Ligure appartiene alla sua terra. E mia madre diceva: questa casa non si deve fermare a raccontare una storia passata, questa casa deve continuare a vivere. Questa casa poi ha una storia di accoglienza. Gli inglesi, soprattutto gli inglesi di un certo tipo, musicisti, pittori, scrittori, amano trovare
trovare degli spazi più tranquilli, più belli, no? Più nella natura. Mio padre e mia madre accoglievano queste persone che arrivavano nel paese immediatamente, tutti, dai ragazzi con problemi di tossicodipendenza, da chi era dagli alcolizzati, da chi veniva qua alla ricerca di un qualcosa. Nasce spontaneamente come casa di incontro, di amicizie, di scambi culturali, cioè proprio persone che venivano qua perché c'era un bel fermento, si facevano i cineforum davanti a casa, si leggevano pezzi di libri. L'Italia che cambia è soprattutto l'appartenenza a una comunità. È una comunità sana, quella che vuole crescere col bene comune. Quest'Italia.